Io, a nome della Camera del Lavoro di Como, voglio portare un saluto che ovviamente non è formale alle compagne e ai compagni presenti dentro questa sala, con alcuni di loro continuo a condividere battaglie comuni. Ma io vi ruberò pochi minuti, permettetemi però di provare a fare qualche ragionamento provando a toccare due o tre questioni che mi stanno particolarmente a cuore e che credo peraltro siano parte significativa della discussione del vostro congresso. Intanto sono reduce questa mattina da un altro congresso, un altro pezzo della sinistra comasca, c'era il congresso di Sinistra Ecologia e Libertà e poi, come sapete, sono in corso anche congressi dell'altro pezzo del centro-sinistra nel nostro paese. Io credo che una discussione sul ruolo e sul futuro della sinistra di questo paese sia quanto mai necessario, utile e di attualità. Credo che sia un fatto positivo che avvenga contemporaneamente di questi tempi per una serie di ragioni che provo rapidamente ad andare ad illustrare. Intanto noi, lo dicevo anche questa mattina, ci apprestiamo a entrare nel sesto anno abbondante della crisi economica e io credo che noi avremmo bisogno di provare a fare qualche approfondimento rispetto a questa questione, magari provando a chiederci se sia ancora legittimo è utile e se ci aiuta andare avanti a chiamare quanto sta succedendo nel mondo semplicemente come una crisi. Io credo che noi purtroppo ci troviamo di fronte a qualche cosa di diverso, di inesplorato. Ci troviamo di fronte a un quadro che sta sconvolgendo gli equilibri che hanno reso il nostro pianeta per quasi un secolo. Ci troviamo di fronte al cambiamento dei paradigmi stessi dell'economia, quindi ci troviamo di fronte a una situazione che molto probabilmente meriterebbe approfondimenti diversi rispetto a quelli che siamo riusciti a fare fino a questo momento e meriterebbe anche delle ricette, delle analisi un po' più ardite rispetto a quelle che siamo riusciti a fare fino a questo momento. Lo scenario però, gli esiti delle cose che stanno accadendo sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che noi anche nella provincia di Como siamo oramai in una situazione di vero e proprio dramma sociale. Abbiamo un quadro di riferimento dal punto di vista delle ricadute, di quello che sta avvenendo a livello economico sugli uomini e sulle donne in carne ed ossa, che ogni ora che passa sta diventando sempre più difficile da gestire anche dal punto di vista della tenuta del quadro sociale di riferimento. Per chi fa come me il lavoro che dovrebbe servire tra le altre cose anche a tentare di dare delle risposte, a lenire gli effetti della recessione, siamo oramai in una situazione complicatissima da governare anche dal punto di vista del rapporto con le persone. Questa mattina nella discussione che veniva fuori ci si raccontava la difficoltà nei nostri luoghi di lavoro, negli sportelli dove cerchiamo di dare delle risposte alle persone, a riuscire a garantire un livello di tenuta in un quadro di riferimento dove molto spesso noi siamo disarmati anche dal punto di vista degli strumenti. Allora, tutto questo per dire che io credo, a proposito di politica, che o noi riusciamo in un'operazione che tende a ribaltare un po' i meccanismi che hanno portato a manifestarsi di questa crisi, oppure noi rischiamo davvero di non farcela da questo punto di vista. È una cosa che ci ripetiamo ormai da molto tempo, è stata lungamente analizzata, però io credo che vada ribadita con grande forza. Noi stiamo vivendo tempi dove sostanzialmente la politica ad ogni livello è oramai
uno strumento residuale e subalterno rispetto a decisioni che vengono assunte ad altri livelli. Io credo che la sfida vera, una delle sfide vere che sia in capo alla sinistra nel suo complesso, sia quella di ritornare a marcare l'idea e il bisogno di un primato della politica rispetto alle cose che accadono nel nostro paese, ma più in generale. Senza riuscire a fare questa cosa, cioè senza riuscire a ristabilire un primato della politica rispetto al destino delle persone, rischiamo davvero di fare un lavoro che alla fine rischia di essere un lavoro di pura testimonianza. E a questo proposito io vorrei dire anche un'altra cosa, ed è per me un elemento di forte preoccupazione. Per quello che sta avvenendo, io credo che se si vuole provare ad essere minimamente incisivi rispetto alla soluzione dei problemi grandi che noi abbiamo sul campo, l'idea che le questioni si possano risolvere esclusivamente in una dimensione nazionale è un'idea che rischia di essere un'idea priva di qualsiasi fondamento. Io credo che come minimo, se vogliamo provare a dare un segnale di cambiamento vero rispetto ad una serie di cose che stanno avvenendo, noi dobbiamo puntare con grande decisione rispetto a garantire un peso diverso dell'Unione Europea, a un'idea di Europa diversa rispetto a quella che noi abbiamo vissuto in questi anni dalla Costituzione dell'Unione Europea in poi. Ci sarebbe bisogno di più Europa, di un'Europa che avesse delle aspirazioni sociali, delle aspirazioni di equità sociale. Invece ci troviamo a fare i conti con una situazione dove il popolo, anche la nostra gente, considera sempre di più l'Europa come una sorta di matrigna, un'entità che quando va bene ci chiede di rispettare i parametri economici e di fare i compiti a casa. Io credo che la sinistra debba tentare di sottrarsi nella prossima campagna elettorale per le elezioni europee a un'idea che a me preoccupa moltissimo, che è quella di chi la spara più grossa nei confronti dell'Unione Europea, perché questo rischia di creare una serie di populismi ulteriori rispetto a quelli che già ci sono. Noi dobbiamo puntare, io credo, con grande decisione a un'idea di un'Europa diversa, che svolga un ruolo, una funzione diversa, che metta il lavoro, l'uguaglianza al centro delle sue politiche, ma dobbiamo rifuggire una serie di meccanismi di populismi che stanno venendo avanti pericolosamente anche nel nostro paese, che rischiano di produrre dei risultati assai agri rispetto a quello che può essere il nostro futuro. E l'ultima cosa che vorrei dire è un po' questa. Io credo e credo davvero che questo paese ce la possa ancora fare. Credo che uno dei compiti della sinistra sia quello di provare a dare anche un segnale di fiducia e di speranza, ritornare ad immaginare di fare una discussione su quello che è il futuro di questo paese, sui giovani, sulle nuove generazioni. E io credo che per poter avere qualche chance in un'operazione di questa natura, noi dobbiamo ripartire dai temi del lavoro. Noi dobbiamo provare a ripartire dai temi del lavoro. Il lavoro in tutte le sue componenti, non solo in quelle tradizionali. Noi sappiamo perfettamente che il lavoro è profondamente cambiato anche nella nostra provincia. E per fare questo la politica deve provare a ritrovare una passione anche dal punto di vista delle competenze sui temi del lavoro. Io lo dicevo già in altre occasioni, in altri congressi, a me personalmente una delle cose che continua a colpire moltissimo quando per ragioni di tipo istituzionale ho spesso a che fare con le rappresentanze politiche, istituzionali, eccetera, è una sensazione forte, diffusa, che da parte del livello politico della rappresentanza si siano perse le competenze ad occuparsi di temi del lavoro. Quando si discute delle questioni di cui un sindacato si occupa, si ha sempre più spesso la sensazione che i nostri interlocutori, purtroppo anche a sinistra, non abbiano più le competenze e la passione di occuparsi dei temi del lavoro. Io credo che questo sia un patrimonio, un gap che vada recuperato al più presto se si vuole ancora provare a dare una chance a questo paese e alla sinistra in generale in Italia. Grazie e buon congresso.